cambiare la cultura e il senso civico del paese, rendendolo più inclusivo, educare i giovani all'accoglienza di tutti, alla solidarietà, abbattere ogni sorta di barriera permettendo a chiunque, in qualunque condizione, di godere appieno dei diritti fondamentali dell'uomo, pilastro della nostra Costituzione. I valori più nobili, insomma, dietro al Festival della Cultura Paralimpica del Comitato Paralimpico Italiano. Si è chiusa a Taranto la quarta edizione del Festival, lasciando l'eredità più importante, quella delle storie di vita concreta consegnate a 2000 studenti, le storie di giovani colpiti fino alla disabilità da incidenti o da malattie, diventati campioni di fama internazionale grazie alla tenacia e al forte desiderio di riscatto. Elemento questo che ha portato il Comitato Paralimpico Italiano a Taranto, quale città che ha tanta voglia di farcela, nonostante le note penalizzazioni e difficoltà, lo sottolinea il presidente Luca Pancalli tirando le somme delle quattro giornate nella città dei due mari. Ma sono stati quattro giorni straordinari che mi confermano che la strada che abbiamo intrapreso nel lontano 2018, anche in quell'anno nobilitato dalla presenza del Presidente della Repubblica, era la strada corretta. Il nostro obiettivo con queste giornate è quello di tentare di contaminare la società civile fornendo una percezione della disabilità diversa, coinvolgendo naturalmente, partendo dai nostri atleti, ciascuno dei quali non è soltanto un campione, non è soltanto un grande atleta che ha vinto medaglie, ma è fonte di ispirazione, può essere fonte di ispirazione per tanti ragazzi disabili, perché si porta dietro, come ciascuno di noi, una storia che spesso è una storia molto attrattiva, ma nello stesso tempo speriamo pure di aver in qualche modo aiutato a contaminare la città di Taranto, nel senso che Taranto, che fa della voglia di riscatto e rinascita un po' il proprio motivo di come dire, impegno quotidiano, possa comprendere che è quella stessa voglia di riscatto e rinascita che può essere coltivata grazie all'attività sportiva. E poi le storie, appunto, vite straordinarie di giovani pieni di luce che, irradiandosi, diffonde i valori dello sport, della civiltà, dell'inclusione, della tenacia e soprattutto del potere enorme della volontà. Il messaggio è appunto trasmettere la passione per lo sport a tutti i ragazzi che qua si sono presentati numerosi, e per me è bellissimo vedere questa affluenza. Si parla di sport paralimpico, quindi di abbattimento di barriere, e qua insieme a Filippo abbiamo un po' unito due mondi che sembrano divisi, ma in realtà sono molto molto vicini, e quindi è questo quello che vogliamo far capire. L'atletica non ha barriere, soprattutto in pista. Ambra ha già detto tutto, nel senso le emozioni che lo sport può regalare a una persona sono le stesse, al di là che sia sport paralimpico o non, o sia sport fatto a livello professionistico o meno. Lo sport è per tutti e regala le stesse emozioni quando vinci nel giardino, nel cortile sotto casa, e quando vinci le Olimpiadi. Siamo qui al Festival della Cultura Paralimpica ed è bellissimo vedere le sale piene di ragazzi. Quello che noi cerchiamo di trasmettere è la nostra normalità, quindi noi siamo atleti paralimpici, abbiamo affrontato un percorso per superare quella che è la nostra disabilità, e tutti i giorni per noi è la normalità questo. Quindi è importantissimo riuscire a trasmetterlo alle nuove generazioni, che saranno gli adulti del domani e che quindi hanno una grande responsabilità, che è quella appunto di riuscire a guardare oltre la disabilità e guardare la persona, guardare il merito e non fermarsi appunto davanti ai pregiudizi. I ragazzi sono molto interessati, poi i giovani d'oggi, ecco, sono secondo me molto svegli, perché hanno tantissimi stimoli, però ecco, non bisogna pensare che il lavoro sia già stato fatto dai social, dobbiamo essere noi in prima persona a portare la nostra esperienza. Alle campionesse azzurre Martina Caironi, Ambra Sabatini e Monica Contrafatto, trionfatrici nei 100 metri T63 ai Giochi Paralimpici estivi di Tokyo 2020, è dedicato il murale commissionato dal Comitato Paralimpico Italiano, che così lascia a Taranto un'altra straordinaria eredità, perché proprio come lo sport, anche l'arte è linguaggio universale a servizio dei valori dell'inclusione e dell'accoglienza. Io penso che sia una delle prove eclatanti che comunque abbiamo fatto la storia, e non è da tutti, e soprattutto in tutti i giorni, tipo, che succedono queste cose belle.
Poi mi hanno raccontato la storia di questo quartiere, cosa nascerà nel 2026, e quindi sono ancora più orgogliosa, no? E ciò significa che il lungo lavoro che abbiamo fatto poi alla fine viene pagato. E sono questi piccoli gesti, grandi in questo caso, che ci riempiono il cuore e ci fanno andare avanti. Non solo le testimonianze, ma anche workshop e mostre in 4 giornate che hanno trovato il supporto del Comune di Taranto, appena nominato Città Europea dello Sport 2025, e anche della Marina Militare, che ha ospitato l'evento in Arsenale. Un bel evento questo, che viene sancito la presenza del Presidente Mattarella, quindi credo che il risalto che merita questo avvenimento sia totalmente, le aspettative siano decisamente rispettate, quindi è per me ovviamente un bel ritorno a casa. Negli spazi dell'Arsenale si sono avvicendati anche personaggi noti al grande pubblico per raccontare lo sport come strumento straordinario di integrazione. Ma il messaggio che deve passare in questo festival credo che siano i valori dello sport, l'importante è non arrendersi mai, e loro ci insegnano che fanno così. Io ho già portato dei ragazzi alle Nazioni Unite, è venuta Beppe Vio, è venuto Francesco Messori, ho invitato anche il presidente Pancalli, ma piano piano arriverà anche lui. Ci proviamo, vogliamo che il mondo conosca questa situazione. Io ero lontano da questa situazione, da questo modo di vivere, e poi ho conosciuto Pancalli nel 2006, quando ha fatto il commissario alla Federazione del Gioco Calcio. E da lì è nata l'amicizia e siamo andati avanti. Dopo il mito del calcio italiano, l'attore Raul Bova, insieme ad un gruppo di giovani attori, per presentare la nuova serie televisiva I Fantastici 5, una fiction dedicata agli atleti diversamente abili. Sul tema dell'inclusione ancora non è mancato l'intervento del Vescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. L'inclusione è fondamentale in ogni società, e in questo, ringraziando Dio, si lavora molto in Italia e in tanti altri paesi. È importante per vivere bene, per riconoscere il diritto della persona, per riconoscere la realtà proprio personale di ciascuno e tutto il bene che una persona può dare. Quindi promuovere questo è il meglio che un popolo può fare, una nazione può fare. È uno dei temi fondamentali in un mondo che sembra, e lo è, collegato a tanti livelli. Notiamo come invece si tende poi ad escludere chi è diverso, ad escludere chi ha problemi fisici, o ad escludere persone per cultura, per religione. Papa Francesco, sappiamo molto bene quando si è impegnato e quando continua ad impegnarsi giorno per giorno su questo elemento, su questa realtà fondamentale per la convivenza in pace di tutti i popoli. È stata scelta Taranto per questa quarta edizione, una città che ora è nelle sue furie. Quale può essere un messaggio in questa giornata? Taranto è veramente un luogo di incontro, un luogo di cultura, per la sua posizione e anche per la bellezza del cuore della gente. E quindi che questo continui e i tarantini siano sempre pronti a dare il meglio e il massimo di sé. A suggellare la quarta edizione del festival, che ha visto a Taranto anche la presenza del ministro dello sport Andrea Bodi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Festival della Cultura Paralimpica e l'impegno tutto del comitato, ha detto, fanno bene al nostro paese. Ogni barriera che si abbatte è un successo per tutta la società. E in questi anni il Movimento Paralimpico è riuscito a far abbattere molte barriere, molti ostacoli, e tante persone hanno potuto esprimersi, trovare il modo di realizzarsi, di far emergere talenti che avevano, superando condizionamenti, ostacoli che comprimevano questi talenti. Sono grandi risultati, cui potete essere davvero fieri come movimento.